Tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Inizia l'ultima settimana della stagione 21-22 di Tempo Reale. Oggi è lunedì 27 giugno, 9-9 minuti. Simona Mulazzani, Andrea Polazzi. Buongiorno caro Andrea, buongiorno al nostro Matteo Monaretto, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano nonostante il caldo. Magari speriamo abbiano qualche luogo dove, insomma, con le correnti d'aria o con un po' di aria condizionata o comunque per trovare ristore. Speriamo che anche la nostra compagnia porti un po' di fresco. Quindi stamattina cercheremo di dare notizie fresche. Notizie fresche. Purtroppo di notizie fresche. Allora, dicevamo, è la nostra ultima settimana. State con noi, chiaramente da subito vediamo i nostri riferimenti, perché a fine puntata, insomma, avremo degli amici che ci verranno a trovare. Eccoli qui, c'è Lumarel padre. Lumarel padre, che è il nostro, e Lumarel figlio, che è quello che verrà messo in palio per tutti coloro che telefoneranno quando ve lo diremo noi. Esatto, magari, cioè, l'unica cosa che vi chiediamo è venire in diretta con noi semplicemente per salutarci, magari per al darci telefono, un assolutamente. Così sembra che li inviti di persona. No, basta telefonare e che fare? Semplicemente darci un consiglio su come però migliorare. Però ve lo diciamo quando sarà il momento. Esatto, no, però intanto uno si deve preparare, perché se tu chiedi un consiglio, ma come potremmo migliorare Tempo Reale nella prossima stagione? Ecco, questa è la domanda che vi faremo. Io aspetto che uno dica cambiare i conduttori. Vabbè, può essere. Se uno risponde così vince tutti gli umarelli. Tutti in una volta, tutti oggi. 0541 785 785, intanto cominciate a segnarvelo questo numero, mentre per contattarci, per dialogare con noi, per mandare le vostre sollecitazioni, i vostri commenti, i vostri saluti, 337 511 336, questo è il numero per SMS e WhatsApp, e la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Diamo il buongiorno a Giorgio, che ci saluta tramite il numero WhatsApp. Buongiorno, è bello però. Buongiorno Giorgio, anche a te, e buona settimana. Calda, caldissima questa settimana, ma noi parleremo anche di questo nel corso della trasmissione. Però è doveroso ripartire con ciò che è accaduto nella giornata di sabato, e purtroppo è stata una mattinata nuovamente insanguinata per il riminese. Purtroppo stiamo parlando del terzo femminicidio avvenuto nell'arco alla fine di 3 mesi, perché si dice dall'inizio del 2022, però se non ricordo male il primo è avvenuto ad aprile, il secondo a maggio, e qui siamo nel mese di giugno. È arrivata questa ferale notizia nella mattinata di sabato: una donna di 33 anni, una giovane mamma, è stata uccisa barbaramente, perché veramente anche la violenza inaudita con cui è stata colpita dal compagno, un 47enne riminese. Lei era di origine romana, i due convivevano, avevano appunto un bimbo di 5 mesi che era in casa in quel momento, in una stanza diversa, ma insomma poco conta in questo caso, e l'uomo ha colpito la donna. Poi chiaramente, rispetto al servizio che noi vi faremo vedere di sabato, ci sono stati anche altri dettagli emersi poi nella giornata di ieri. Diciamo che lui non ha parlato ancora, non ha rilasciato dichiarazioni di nessun tipo, se non quelle che pare abbia detto una volta uscito di casa dopo aver compiuto questo omicidio. E in particolare appunto emerge anche quanta violenza, perché pare che sia stata colpita la donna con 30 coltellate, di cui una, quella che l'ha uccisa alla giugulare, ma anche con tante botte provocate da un mattarello. Cerchiamo di ricostruire, chiaramente siamo alla giornata di sabato, quindi eventualmente poi di rientro vi raccontiamo anche qualche dettaglio in più. Ha implorato il convivente di fermarsi. Basta, basta, lasciami, sono state le ultime parole pronunciate da Cristina Peroni, 32enne di Roma, udite anche dai vicini accorsi in strada in via Rastelli, dopo le urla della donna e il pianto ininterrotto del neonato. Benedetto Vultaggio, riminese di 47 anni, questa mattina ha ucciso la compagna a colpi di mattarello, ma ha usato anche un coltello per colpirla alla gola. Poi l'ha avvolta in un lenzuolo e l'ha lasciata esanime sul pavimento della camera da letto. Al termine dell'efferato gesto, il 47enne ha aperto la porta ed è uscito sul pianerotto all'esterno con i vestiti imbrattati di sangue, tra l'incredulità e lo sgomento dei vicini che si erano appena portati davanti all'abitazione. Uno spettacolo agghiacciante l'ha definito una testimone. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento, Vultaggio ha unito i polsi e si è fatta ammanettare.
così lei non potrà più parlargli male di me, sarebbero state le sue uniche parole, riferendosi alla compagna appena uccisa e al loro bambino, risparmiato da tanta ferocia. La coppia stava insieme da circa un anno e mezzo, ma le prime tensioni sarebbero emerse ancor prima della nascita del loro bambino, per poi proseguire anche successivamente, tanto che la donna era rientrata a Rimini con il piccolo da una settimana, dopo aver trascorso gli ultimi 2 mesi e mezzo nella sua città d'origine. Questa mattina la discussione tra i due sarebbe scaturita da pregressi dissidi relativi proprio alla gestione del figlio, che il padre per l'appunto non vedeva da un paio di mesi. L'uomo ora è in stato di fermo. Davanti al magistrato Luca Bertuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Esatto, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, diciamo che dovrebbe essere sentito proprio, di garanzia. Esatto, nella giornata di domani, credo ci sia l'interrogatorio di garanzia. Oggi l'avvocato, che in questo momento lo sta seguendo, dovrebbe nuovamente raggiungerlo in carcere. Si tratta di Alessandro Buzzoni del Foro di Rimini, però come si diceva, in realtà al di là di queste dichiarazioni pare che quando sia uscito, insomma, anche tutto sporco di sangue, abbia detto il bimbo sta bene, e quindi insomma anche rispetto a quello che forse aveva capito di aver commesso. E dicevamo che, insomma, oltre a queste notizie, insomma, che Lamberto riportava, al di là, insomma, che si è palesato chiaramente anche il numero di coltellate con cui la signora è stata colpita. Esatto, questa ragazza che si chiama Cristina Peroni, lei era originaria di Roma e c'era effettivamente un rapporto burrascoso. Anche ieri i giornali riportavano le dichiarazioni anche del padre di lui, ma della mamma anche, sempre dell'uomo, che avevano consigliato alla ragazza di lasciarlo, di tornare a casa. Lei era stata per alcune settimane a Roma per poi così decidersi a tornare una decina di giorni fa, e questa situazione burrascosa tra i due era peggiorata proprio anche con l'arrivo del bambino. Probabilmente lei aveva ben chiaro che l'uomo era un uomo violento e quindi non gli voleva lasciare il bambino. E questo è. Ieri c'è stato anche un appello da parte dell'amministrazione comunale, che è vero, dice che questi episodi ci sono in tutta Italia. Sinceramente da riminese sono molto preoccupata che ce ne siano stati 3 nel giro di così poche settimane nel nostro territorio, e allo stesso tempo appunto invita le donne a denunciare, a non avere paura. Ricorda i servizi del territorio. Esatto. L'associazione Rompi il Silenzio, i numeri utili per le denunce, insomma. D'altra parte, quando accadono episodi di questo tipo, al di là dello sconcerto, è difficile anche poi un commento che vada oltre le parole più banali che sì, proprio che ci così sono. Diciamo che è difficile, perché poi insomma sono storie anche diverse, però sì. la brutalità del pensiero che si possa togliere la vita ad un'altra persona perché c'è un qualche dissidio, cioè per me è inconcepibile, è incomprensibile, ma proprio qualche cosa che supera l'immaginazione, perché cioè ci si può litigare, si può decidere di lasciarsi, si può vivere la propria vita, ma c'è questa idea del possesso che è veramente inquietante. Dicevamo delle altre due donne che hanno perso la vita proprio, tra l'altro, insomma, negli ultimi mesi. Beh, l'ultima un mese fa. Sì, un mese fa proprio, sì, Noelia, questa signora sì. Peruviana, che è stata uccisa dal suo ex, l'ex per modo di dire, perché in realtà avevano avuto una storia, un fidanzamento quando lei si trovava ancora in Perù, lei poi era venuta in Italia, forse anche proprio per i timori legati alla vicinanza di quest'uomo che è arrivato in Italia, ha cercato di nuovamente riavvicinarla, lei invece lo ha tenuto lontano. È una giornata, insomma, come qualsiasi altra nella vita di questa signora, lui è arrivato e l'ha colpita. Storia diversa invece per quello che riguarda Angela Vitabile, che invece è questa signora che è stata uccisa ad aprile dal marito, insomma comunque una lunga convivenza, un lungo matrimonio, e lui che ha compiuto questo gesto forse incomprensibile ancora di più, cioè nel senso comunque una vita trascorsa insieme, non so quale sia più comprensibile, anzi né nulla è comprensibile. Questo solo per dire, insomma, che da aprile ad oggi piangiamo 3 vittime, 3 donne, tutte e 3 madri, tra l'altro, insomma Angela aveva dei figli degli figli adulti, così come anche Noelia, che ha dei figli che tra l'altro erano tutti in Perù, una delle figlie è venuta in Italia anche per seguire
seguire un po' le, i momenti del, processuali, e poi appunto questa giovane mamma di 33 anni, Cristina Peroni. Questo è quello che ci racconta la cronaca, e noi non potevamo non iniziare da qua. Poi vedremo l'evolversi della situazione, gli interrogatori di garanzia, l'esito anche delle analisi sull'uomo per vedere se era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che comunque non cambia, non avrebbe cambiato quello. Però sono altri accertamenti in corso in questo momento, sui quali ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore, nelle prossime giornate, che poi il nostro Lamberto seguirà nel, dettaglio. Abbandoniamo la cronaca. Difficile passare ad altro, ma così andiamo avanti. Con un rapido giro di saluti agli amici che ci scrivono da casa, diamo il buongiorno a Antonio che dice: chi ci aggiornerà questa estate? Beh, dopo strada facendo vi diremo. Non chi vi prenderà, lasciamo soli, chi tranquilli. Prenderà il nostro posto in questa fascia oraria, e saranno sicuramente persone molto più brave di noi. Diamo il buongiorno anche a Stefano e a Sonia. A tutti voi che ci seguite anche in questa ultima settimana. A Giorgio settimana. Abbiamo già dato il buongiorno. Sì. Il buongiorno, non so se lo gradisce il nostro amico Giorgio, però dare il buongiorno a qualcuno vuol dire che è una persona che si ha piacere di avere vicino. Hai visto ieri come sono andati i ballottaggi? Noi ce la siamo sgavignata, come si vuol dire, dalle nostre parti con beh, diciamo che un paio i ballottaggi sanciscono definitivamente la crisi di un centrodestra che di fatto è uscito con le ossa abbastanza rotte. Un paio di comuni è riuscito a portare a casa, ma per il resto c'è stato su tutti insomma il ritorno alla vittoria del centrosinistra a Verona con l'ex calciatore anche della nazionale della Roma Damiano Tommasi, ma anche nelle realtà della nostra regione a Parma e a Piacenza c'è stata una vittoria da parte del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra, sempre coalizioni allargate. In entrambi i casi portando a casa una vittoria contro il sindaco uscente. Quindi insomma né a Parma né a Piacenza i cittadini, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando visto che raggiungiamo anche quei territori, insomma non è stato soddisfatto del lavoro fatto dall'amministrazione, sì. Dalla giunta uscente. Io un po' credo quello che è successo anche dalle nostre parti. Credo che sia necessario da una parte analizzare appunto l'esito del voto in modo particolare per chi ne è uscito sconfitto, perché il centrodestra obiettivamente delle riflessioni dovrà farle, penso che non ce la si possa cavare con un andando a guardare uno zero via. Lo so, però così dopo non si sistema mai nulla, nel senso che il centrodestra evidentemente sta pagando il fatto di non essere più un centrodestra, nel senso che i partiti sono abbastanza ognuno per conto suo, poi si riuniscono in qualche modo attorno a un nome quando si avvicinano alle elezioni, ma di fatto stanno pagando una politica a livello nazionale che li vede molto distanti su tante posizioni. E io credo che anche consolarsi con le statistiche, con i sondaggi che dicono che quello sta andando bene, quell'altro, io credo che questi sondaggi poi quando si andrà alle urne l'anno prossimo saranno ben lontani dal dire quello che sembra adesso. Ma tra l'altro da quello che pensa il paese. Ma perché... sì, ma perché in questi sondaggi poi risponde chi vuole rispondere, se vai a guardare la percentuale di gente che dice non so è sempre quella più rappresentativa di tutte, quindi andarsi a consolare con io ho il 23, tu hai il 22, lui è sceso al 13, questo è al 10. Mi può sembra anche essere, però questo è un mio parere personalissimo, perché poi in realtà forse in questi anni siamo stati distratti tra virgolette da altri temi che non fossero appunto la politica nazionale, quella dei partiti, che hanno perso anche un po' di appeal i leader di partito, sì, cioè credo i leader che dovevano essere, che sono un po' sempre trainanti, no? Noi ricordiamo benissimo la storia del nostro paese, come il partito sia almeno per un periodo della sua storia legato ad un leader forte. Ecco, ci sono i leader anche oggi, probabilmente se diciamo ci ascoltano dicono stato... no, non è vero, noi siamo i leader comunque ci leader sono, forti. Però è abbastanza palese che ce ne siano alcuni che hanno perso appeal, da Salvini tanto facciamo i nomi, non è che se ne avrà male nessuno, che 2 anni fa aveva una lega anche sul nostro territorio al 30% abbondante e adesso se la trova a Riccione ad esempio al 5%, a Rimini era al 13% se non ricordo male, quindi comunque e l'apporto del leader abbiamo visto, dato alle regionali del 2020 i voti presi dal centrodestra non erano voti obiettivamente per la Borgonzoni, erano voti che certo. Aveva ottenuto Salvini con una presenza anche forte sul territorio. Non c'è dubbio. Una presenza che adesso non porta più quell'apporto, così come stanno salendo le quotazioni della Meloni, ma bisognerà poi capire quando si dovrà andare a trovare una quadratura per le prossime politiche.
cosa succederà? Perché le politiche sono lì e sembra già che sia partita la campagna elettorale, ma tutti un po' affaticati. Ma credo anche tra i vincitori, che chiaramente immagino adesso nel Partito Democratico possano dire, no, andiamo verso le politiche con questa forza. Ma bisogna stare molto attenti, perché abbiamo visto come da una tornata elettorale all'altra, ma da un anno all'altro, da sei mesi in più o in meno vanno a incidere, certo, sull'esito. Sai cosa ti dico? È che la speranza che devono avere i politici e i partiti, e che da ottobre, quando immaginiamo poi la campagna elettorale diventerà ancora più forte, più presente, insomma durante l'estate comunque è difficile anche tenere le persone lì attaccate, che ne so, ai talk show politici o alle varie incontri, anche tramite possibilità sì anche di incontri fisici, ma anche attraverso i media. Devono sperare che non ci siano altre emergenze forti, cioè perché le persone possano tornare anche ad interessarsi un po' di più della politica, che è fondamentale, perché comunque il futuro di un paese è legato a questo. Poi ci sono situazioni nelle quali a vincere è in qualche modo la coerenza e l'unità, al di là appunto delle prese di posizione singole. È ovvio che in una situazione di emergenza chi dà più l'idea di essere quello che prende le decisioni giuste, ci tiene in quel momento, ha sicuramente più appeal, mentre in un momento di normalità si può tornare a parlare di varie cose, di vari ambiti, e tornare a parlare anche, non so se è bello o brutto, alla pancia dei cittadini. Beh, sì, ma comunque rispondere a quelle che sono un po' anche... Perché diciamo che la pancia, quando si va a votare, è quella che muove molti ad andare o non andare. Anche quello è un problema, anche perché ieri, benissimo, ho visto, i risultati elettorali... Sì, è sceso al 40... Sì, ma neanche uno al 29%, ma ho visto mediamente 32, comunque sotto una decina di punti percentuali, 40-42% di media per i comuni che andavano al voto. Franco ci scrive: a Monza al centrodestra non è bastato neanche aver portato la squadra in Serie A per vincere le elezioni comunali. E quando non conta neanche il pallone per vincere, è questo. Ha ragione Franco, cioè nel senso che effettivamente quello che dicevamo adesso, non che voglio dire lo sport, però effettivamente lo sport per gli italiani è fondamentale, in particolare il calcio, e magari non so, un'amministrazione vicina ad una squadra che ha dei buoni risultati può essere un buon viatico anche per avere dei risultati migliori nelle urne. In questo caso non è stato sufficiente. Invece c'è Stefano che torna al tema con cui avevamo aperto, e poi però rimaniamo sulla politica, perché andiamo anche a Riccione a presentare la nuova giunta. Stefano ci scrive: fa orrore dirlo, ma per essere una delle province più pericolose, criminali e sanguinarie d'Italia, stiamo chiaramente parlando di Rimini, ma sarà sicuramente per un turismo di medio e bassa fattura, come dicono i locali, per giustificare i numeri, sono anche pochi, cioè i numeri delle persone appunto dei femminicidi in proporzione a cosa succede in questo paese, che ha un po' perso la bussola ovunque. Stefano, come non dare d'accordo proprio al nostro in questi giorni? Aprire un sito di notizie online o sfogliare un quotidiano nazionale, anche guardando solo al nostro territorio, dal caso delle campagne Foglivesi, sì, Civitella, certo, con il corpo senza testa ritrovato, e ancora non è stata ritrovata la testa, il femminicidio avvenuto a Rimini, e poi ci sono gli incidenti stradali, e poi veramente è quasi... A me capita di essere sul divano, alle volte scorro le notizie, le leggo mia moglie, che alla seconda mi dice: senti, basta, ci guardiamo una serie se c'è una bella notizia dimmela, se no leggitele tu e evita di commentare, perché sì, assolutamente. Per cui noi siamo qua, dobbiamo fare anche questo, ma torniamo adesso alla politica. Ma solo per questa settimana lo facciamo, questa settimana, poi continueremo a farlo in altre forme in realtà. Allora, adesso torniamo alla politica, sì, perché sabato a Riccione c'è stata la presentazione della nuova giunta, 7 assessori, 5 uomini, confermate molte delle indiscrezioni tutte della vigilia, praticamente tutto confermato, compreso il ruolo del vice sindaco che va alla villa di 2030, compresa la presenza di Oreste Capocasa come assessore alla sicurezza, immagino polizia locale e quant'altro. Sì, se volete potete andare a trovare tutti i vari assessorati, le varie deleghe sul nostro sito, per studiarli con calma. Due presenze del Partito Democratico, con la presenza poi da presidente del Consiglio
Consiglio Comunale, che dovrebbe essere quella di Simone Gobbi, che era il secondo per preferenze nel Partito Democratico, che è fuori dalla giunta, ma a questo punto insomma anche lui dovrebbe avere. Andrea, che nelle scelte che ha fatto Daniele non Angelini c'è il Movimento 5 Stelle. Non c'è il Movimento 5 Stelle, poi sentiremo anche dichiarazioni su questo, che alcuni mi hanno detto ma non mi piace molto questa riflessione, però poi magari ci torniamo. Ma prima andiamo proprio a cercare di capire che quali sono state le scelte, praticamente a parte il Movimento 5 Stelle, tutta la coalizione rappresentata in questa giunta, il Partito Democratico, anche forte del risultato delle urne, ha due assessori, gli altri arrivano dalle altre espressioni politiche che comunque sostenevano Daniele Angelini, che abbiamo visto insomma comunque contenta della squadra scelta, anche per le competenze che mostrano. Perché adesso si inizia a lavorare. Finalmente si può iniziare a lavorare anche con la squadra. Sette assessori, cinque uomini e due donne, per affiancare Daniela Angelini. La vice è Sandra Villa, dirigente scolastico di Riccione 2030, per lei scuola e cultura, politiche giovanili e servizi educativi. Due assessori per il PD, entrambi consiglieri uscenti, per Cristian Andruccioli, urbanistica e pianificazione del territorio, edilizia, transizione ecologica, PNRR e ambiente. Per Simone Imola, figlio dell'ex sindaco Daniele, lavori pubblici, infrastrutture, decoro urbano, mobilità e sport. All'ex questore di Rimini, Oreste Capocasa, vanno polizia municipale, sicurezza e protezione civile. Per Alessandro Nicolardi, di Uniamo Riccione, le deleghe a bilancio, patrimonio, partecipate e personale. Due gli assenti oggi per impegni pregressi. Gianluca Garulli, di Riccione col Cuore, già dirigente sanitario, che avrà sanità, benessere, servizi alla persona, innovazione tecnologica, e Marina Zoffoli, di Riccione Coraggiosa, con deleghe a famiglia, quartieri, politiche comunitarie e affari generali. La Angelini, che tiene al momento per sé turismo, demanio e attività economiche, spiega i criteri delle scelte. Le competenze nelle deleghe importanti che ho assegnato, è una promessa che avevamo fatto alla città, era doveroso rispondere in questi termini. Successivamente l'equilibrio politico, perché come sapete è una coalizione molto ampia che insieme mi ha accompagnato questa vittoria con un lavoro veramente prezioso da parte di tutti, quindi mantenere anche questo rispetto verso chi mi ha appoggiato, e non da ultimo ma importante il fatto che ci siano figure nuove alla politica, così come avevo promesso. Tutti i componenti di questa giunta non hanno mai avuto esperienze in giunta comunale. Ha tenuto al momento per sé delle deleghe importanti, ecco, con che obiettivo? Sempre con il criterio delle competenze, che ricredo nella mia esperienza professionale possa in questo momento tenere per me, ma senza escludere successivamente di delegare in un secondo momento. Non c'è il Movimento 5 Stelle, che però, assicura la Angelini, fa parte a pieno titolo della maggioranza. Il contributo che hanno dato importante in questa campagna elettorale verrà riconosciuta con ruoli, se non così ufficiali come un assessorato, comunque in tavoli, e anche poi ci sono le partecipate su cui intervenire, quindi avranno da parte mia sicuramente un ruolo. Non era nei miei programmi assolutamente, poi una persona per bene con una gentilezza unica mi ha chiesto se ero disponibile ad una partecipazione come consulente per la sicurezza, così, e mi è piaciuto molto l'impatto con la Daniela Angelini, è stato un incontro di quelli anomali, forse non politici, ecco. E sul momento ho pensato che forse poteva essere un inizio di una nuova attenzione alla società, mentre prima era in una forma lavorativa, adesso così viviamo questa esperienza dando quella professionalità che per tanto tempo ho dedicato in attività lavorativa, adesso la diamo così in un'attività, chiamiamola, un po' più vicina alla gente, per la comunità dove lavoro.
Qualche idea c'è sicuramente, innanzitutto c'è un grande rispetto da parte delle forze istituzionali che operano. Noi siamo fortunati ad avere una figura di un prefetto, di una persona di alto spessore professionale umano, un questore nuovo capace, sicuramente ha già capito quali sono le problematiche della Riviera, i carabinieri che io porto sempre nel cuore, quindi già lavorare con loro significa essere avvantaggiati. Noi daremo il nostro contributo, c'è una polizia municipale che non è di secondo piano sicuramente a Riccione, quindi hanno fatto delle cose egregie, lo stanno continuando a fare. Vedremo di dare tutti quanti un contributo con quelle che sono le idee, con quelle che sono le opportunità che di volta in volta dovessero in qualche modo emergere e approfittarne anche per questo prodotto di pace sociale di cui sono molto convinto. Credo sia molto importante in questo momento ricordarci con grande lucidità tutti i bisogni e tutte le istanze che sono emerse dalla cittadinanza e da un territorio che ci ha in campagna elettorale davvero segnalato la voglia di un cambiamento. Quindi noi siamo estremamente onorati del riconoscimento che i nostri cittadini ci hanno dato, della fiducia che hanno riposto in noi, e credo che il modo migliore per ricambiare questa fiducia sia davvero mettersi subito al lavoro, metterci tutti insieme nell'ambito dei nostri settori di competenza per ottenere davvero il meglio per la nostra città. Io ho avuto la notizia ufficiale delle mie deleghe praticamente nella giornata di ieri, quindi, però essendo un settore che in qualche modo già seguo e conosco anche per ragioni professionali, certamente ci sono delle questioni da affrontare immediatamente, delle, non vorrei chiamarle urgenze, ma certamente delle priorità che i cittadini chiedono. Parlo per esempio degli edifici scolastici, dell'anno scolastico 2022-2023, che sembra lontano ma in realtà è alle porte, quindi le priorità attengono a questo. Poi ovviamente c'è tutto il mondo della cultura e del settore giovanile che credo sia da prendere immediatamente in mano per dare risposte belle, anzi spero bellissime, a un mondo al quale teniamo tantissimo e che la stessa sindaca ha messo davvero tra le sue priorità. Spirito di servizio prima di tutto, perché è una sfida importante, è una sfida che prendo con responsabilità, e la sfida del buon governo è quello che dobbiamo dimostrare adesso alle persone che hanno votato e a tutti i cittadini che si aspettano in ogni caso un'amministrazione capace di risolvere i problemi. Le priorità sono sempre la comunità, perché una città cresce se cresce la sua comunità, se la comunità che la compone riesce a stare unita insieme, a stare insieme sia nello sviluppo economico ma soprattutto nello sviluppo sociale, perché nessuno deve rimanere indietro. Abbiamo sentito un po' di voci. Sì, alcuni, un paio erano assenti alla presentazione. Sì, erano in particolare Garulli e la rappresentante di Riccione Coraggiosa, Marina Zoffoli. E però e io ci sarà modo la di frase conoscere. Che ti è stata contestata. Quella quando la Angelini risponde alla domanda sul Movimento 5 Stelle, dice: beh, ci sono i tavoli e ci sono le partecipate. Sì. Che non c'è, allora non c'è è nulla quello che succede in tutti i comuni da Rimini in tutta Italia, per parlare solo della provincia. Io penso che succeda in tutta Italia, almeno sì. Da dove però ci sono delle solito, partecipate, diciamo, però questo secondo me è testimonianza di chi comunque non è pienamente addentro, perché insomma, normalmente non è politico tra virgolette, tu dici questo non lo so, non lo so, pure invece voleva solito dichiarare, non lo no, so praticamente si fa e non si dice questa cosa. Esatto, di solito i politici lo fanno sì, la presidenza, cioè, viene data insomma comunque a chi sostiene particolarmente una realtà. Stiamo sempre parlando di presidenze, quindi si tratta comunque di ruoli più istituzionali, di ruoli più che politici, tecnici. Esatto, perché poi ci sono i direttori che continuano a fare il loro mestiere, si fa sempre probabilmente, però insomma a dichiararlo così qualcuno ha detto ma come, ma è una frase un po' che è uscita un po' così, non lo sappiamo. A prescindere dalla frase comunque è quello che succede dappertutto, ma quindi succede nessuno dappertutto. Si scandalizzi, si perché adesso non facciamo cosa. Nomi e cognomi, ma si sanno bene. Vabbè, comunque buon questo lavoro alla giunta di Riccione, vedremo anche le prime partite, sicuramente c'è il tema della sicurezza. Le prime partite perché manca poco, hai ragione. A che cosa? Il campionato inizia presto. Inizia il campionato di Serie no, A. Ah, non io volevo partite. Dire le partite, anche in particolare quella della sicurezza, che Daniele Angelini ha sempre detto che sarebbe stato un po' il principale tema che l'avrebbe accompagnata nelle prime settimane di amministrazione. Di emergenza sulla sicurezza ce n'è tanta, ce n'è a Riccione come in tutte le altre parti. Noi chiaramente adesso parliamo di Riccione, la presenza di capocasa, quindi anche come colui che andrà a rivedere anche com'è strutturata la polizia locale, il rapporto con le forze dell'ordine. Io credo che sicuramente c'è
molta attesa e molta curiosità anche proprio per l'apporto dell'ex questore di Rimini in un ambito che è molto sollecitato in questo periodo. Basta guardare insomma i recenti episodi di cronaca che riguardano tutta la Riviera, ma riguardano anche insomma il Riccionese così come Rimini. L'ultimo episodio venerdì scorso di questa banda di due ragazze e un ragazzo minorenni che hanno aggredito e rapinato dei turisti a Riccione. In questo caso ne vediamo insomma e ne parliamo quotidianamente di questi episodi, vediamo quale sarà anche la ricetta di Capocasa perché comunque ricordo gli incontri precedenti alle elezioni che ha detto che lui aveva un'idea ben precisa su come poter cercare di vincere questo spiacevole fenomeno. A noi fa piacere raccontare le cose che si fanno. Se c'è la ricetta giusta a Riccione, vuol dire che poi la esportiamo su tutta la Riviera e a questo punto tutti ce ne rallegriamo. Vabbè, sì. Magari non cambierà subito, però magari no, però volentieri ci siano anche nuovi modi per affrontare questo tema che sta diventando sempre più inquietante. Con Franco che dice: chissà cosa avranno in mente per Simone Gobbi, che con oltre 400 preferenze non penso possa si rimanere fuori. Si parla della presidenza del consiglio comunale. Esatto. Però questo appunto verrà certificato ovviamente alla prima seduta di consiglio, che non si sa ancora quando ancora ci non, sarà. Non ho sentito convocazioni, ma secondo me non questa settimana, ma probabilmente la prossima potrebbe esserci la prima seduta, nella quale poi ci saranno le proclamazioni ufficiali, i giuramenti e poi l'elezione di presidente e vicepresidente del consiglio comunale. E qui potrebbe tornare in gioco Simone Gobbi, che è stato il secondo per preferenze, sì, non solo nel Partito Democratico e nella coalizione di centrosinistra, ma in assoluto in tutta la tornata elettorale, con oltre 400 dopo le 600 abbondanti di Simone Imola. E c'è chi commenta: le partecipate con carica politica. Bene, vedo che è cambiato tutto, con le faccine un po' sorridenti in modo sbagliato. Però questo vale per centrodestra e centrosinistra. No, ma infatti assolutamente diciamo che è assolutamente bipartisan. Diciamo che aveva solo un po' incuriosito qualcuno quella particolare riflessione di Daniele Angelini, che però magari ha avuto l'idea di dirlo, di palesare quelle che sono le scelte. Come spesso diciamo, in altri casi viene sempre fatto, qualunque sia il colore politico di chi governa, ma magari non viene così reso immediato come elemento. Mirella dice: sono contenta dell'ex questore Capocasa, è una brava persona. Sicuramente. Si dice tanto che gli assessorati devono essere attribuiti in base alle competenze. Beh, in questo caso direi che è palese. Esatto. Che insomma un ex questore che va a occuparsi di polizia locale e sicurezza, direi che è nel suo assolutamente, nel suo. Anche perché appunto diceva Andrea, episodi di microcriminalità, ricordiamo che a Riccione nell'arco di pochi giorni ci sono stati ad esempio due furti di preziosi Rolex, la famosa banda dei Rolex, che comunque se riesce che a trovare l'hanno restituito poi. No, io non faccio quello uso. Non ne faccio uso, no. Ma io quello sono... che mostri con fierezza. No, al corso? Questo conta i miei passi, mi dice quando devo muovermi, ma no, penso che non abbia queste. Usando anche delle brutte parole. Io credo tra l'altro che insomma, se siano Rolex o siano anche altri più costosi, non è che la banda dei Rolex, perché si chiama banda dei Rolex, dice no, questi no, perché se sono Rolex torneranno. Infatti, comunque, siccome ci sono stati due episodi che vengono richiamati anche questa mattina sui quotidiani, perché? Perché c'è stato un terzo scippo di Rolex. I due precedenti sono stati una settimana fa, proprio sabato, a pochi passi da Viale Ceccarini. In quel caso era stata una coppia di fidanzati che era stata avvicinata, solita coppia, modalità che arrivano in scooter, ti vedono, probabilmente ti hanno già mirato prima, in un attimo ti portano via il prezioso orologio. E qualche giorno prima invece era successa ad un commerciante avvicinato in Viale Gramsci, in quel caso addirittura a pieno giorno. Perché vengono ricordati questi episodi? Perché sabato sera siamo in Via Bertola, quindi a due passi da noi, comunque in centro storico a Rimini, attorno a mezzanotte a casa. Ah, quindi hai un alibi. Sì, ho un alibi. Un uomo di 56 anni è stato avvicinato sempre da due persone a bordo di uno scooter, che in un istante gli hanno strappato l'orologio, e quindi insomma intervenuta la polizia di Stato. Si spera sempre nelle telecamere, che poi insomma hai il casco, magari c'hai pure la mascherina, agisci non è più obbligatoria. In una frazione di secondo, magari lo scooter l'hai rubato, magari anche il casco l'hai rubato. Se qualcuno dovesse compiere un furto, allora, il direttore con un mio casco. Il direttore è rimasto vittima di furto, sì, di casco. Sì, no, in una delle sue tante serate di presentazione in sì, giro per il territorio,
è uscita, è andata alla sua moto da d'epoca, milioni di euro o di dollari, certo, che si voglia, e il casco che lei aveva lasciato in piena vista, perché no, nessuno tocca le cose del direttore, no, era scomparso. È stato tagliato in modo barbaro, io vorrei dire, ma non tanto per il casco che stava sulla mia testa piena di capelli già da diversi anni, ma perché a mezzanotte 10 di una serata in cui hai presentato, sei anche un po' stanco, devi chiedere a qualcuno di venirti a prendere, oppure in quel caso di portarti un casco. Era talmente, talmente brutto il mio scooter che ho detto no, questo non lo prendiamo, perché poi ci riconoscono se andiamo in giro a fare furti con ma cosa ci fai con un casco a cui è stato tagliato il cinturino? Vabbè, lasciamo stare, non è che parliamo di cose personali questa mattina. Sì, infervo il direttore, vittima di furto anch'io, ma vedo che tanta gente è vittima di furti, di cose ben più preziose, bici elettriche, motorini, insomma veramente è un periodo, monopattini, cioè non lo so, speriamo che davvero si trovino delle risposte, perché cioè ti esci fuori, non lo so, e non vedi più la bici che avevi custodito nel tuo giardino, magari anche con doppio lucchetto, vai in spiaggia, torni che sei accaldatissimo e non c'è più la vabbè. Allora, ringrazio Mattia che ha compreso il mio fine umorismo, se sono Rolex torneranno, certo, è vero anch'io, no. E poi saluto Palmina che dice buongiorno, anche oggi bolle, cioè sì, c'è bolle in giro? No, perché lo diciamo, ci sono tante ammiratrici, secondo me anche che... Roberto Bolle con questo caldo potrebbe bolle avere qualche problema a esibire. Roberto sì, bolle. Sì, esatto. Vabbè che lui sulle wheel sudore probabilmente da quell'effetto molto lucido, esatto, che può piacere. C'è chi può permettersi anche di sudare e rimanere bello. Ma tu vai a correre con 40 gradi, io non so cosa è fai. È stato terribile. Devo ieri venirti a prendere. Non so, ieri sono alle 6, ho detto 6:15, ascolta, sarà l'ora giusta per andare. Geolocalizzati, perché dovessi che non torni, almeno sappiamo dove venirti a prendere. E questo pomeriggio ho il beach tennis alle 5:15. Sono contenta, vedi, lunedì di beach tennis. Domani ti lascio sola. Restano perché stabili ed elevati. Sarai meglio di me. Certo. Sei in forma, in giovane. Forma. Giovane soprattutto. Restano stabili ed elevati i contagi. Purtroppo. E soprattutto, continuiamo a dirlo, questi numeri che vediamo sono probabilmente la punta di un iceberg di tanti casi che a questo punto non vengono più, non arrivano più ai ma numeri secondo ufficiali. Secondo me invece adesso arrivano tanti anche di quelli ufficiali, perché 500 al giorno, 559 casi ieri a Rimini, credo sia il quarto o quinto giorno consecutivo sopra quota 500, e quando siamo scesi ci siamo scesi di poco, scenderemo probabilmente oggi quando arriveranno i numeri della domenica, sappiamo che i tamponi sono di meno. Anche se ieri anche i tamponi non sono stati tantissimi, no, 11.040, ma praticamente uno su due, il 40,8%, 40,6% erano positivi, quindi vuol dire che praticamente 4 tamponi su 10 hanno dato esito positivo. In tutta l'Emilia Romagna 4.487 ieri i contagi, 559 l'abbiamo detto nel riminese, dei numeri che tornano col segno più purtroppo anche negli ospedali, più 1 per quanto riguarda le terapie intensive, sono 31, sono numeri ancora insomma piuttosto contenuti da questo punto di vista, però sono tornati ad essere 862 i pazienti nei reparti ordinari, erano numeri che sono aumentati, è vero che qualche giorno c'è il segno meno, qualche giorno stabile, poi qualche giorno come ieri 46 in più, e il dato complessivo ci dice che questo numero sta tornando purtroppo a crescere, ma è statisticamente in piuttosto... In piena estate il virus si è talmente trasformato che non ha neanche più paura della siccità, del caldo afoso, probabilmente si è adattato a questo ambiente che qui in Italia, come in tante altre parti del mondo, va verso la desertificazione, e quindi anche il virus si adatta. Però è arrivata la decisione, forse alla luce di questi dati, di accantonare quantomeno per il momento la possibilità per i positivi di girare liberamente, perché già lo fanno alcuni, secondo me, quindi come si era paventata Andrea l'ipotesi, che era forse più di un'ipotesi quando è uscita, di consentire anche ai positivi che non stessero male, perché diciamo che poi non tutti, diciamo, hanno la stessa reazione al virus, di poter comunque girare liberamente. Ecco, forse alla luce anche di questi numeri e di una Omicron 5, perché di questo parliamo, che si sta dimostrando molto più contagiosa, con una percentuale di reinfezioni molto elevata, perché sono tante le persone che l'hanno già avuta e che lo stanno riprendendo,
con l'effetto dei vaccini che si sta affievolendo, perché chiaro, comunque i richiami, la terza dose è stata fatta, tranne chi è chiamato alla quarta, e diciamo, molti poi non l'hanno fatta, febbraio. Tra gennaio e febbraio i più l'avevano fatta, e quindi sappiamo che la copertura è per 4 mesi, e di fatto siamo ormai, si sperava nell'estate, che invece purtroppo, esatto, i conti anche erano stati fatti anche su questo, nel senso lo stop a tutto dal 15 giugno era probabilmente fatto nell'ottica di una situazione che doveva verso l'estate andare migliorando, come è accaduto nel 2020, come è accaduto nel 2021, ma il virus ha detto: ah sì, ci penso io. Esatto, mi modifico, andate tranquilli. Mi modifico, state tranquilli. E che altro dire? Allora, diciamo che questo, abbiamo una notizia anche in relazione proprio alla difficoltà che si sta vivendo nei pronto soccorso, perché diciamo che cosa sta succedendo? Che è vero che tante persone poi se la cavano con qualche giorno di febbre, sintomo influenzale e tutto passa, però in una massa di persone che cresce, evidentemente, come è accaduto anche in tutte le altre ondate o mini ondate che dir si voglia, arrivano poi tante più persone negli ospedali, chi ha bisogno di ricovero, ma anche semplicemente chi ha bisogno di essere visitato al pronto soccorso. Pronto soccorso che sono in forte difficoltà, anche ieri c'è stato un intervento da parte congiunta di ANAO e CGL, che hanno ribadito appunto queste difficoltà, hanno richiamato l'ordine di servizio arrivato dall'AUSL, che la AUSL Romagna, che chiama medici di altri reparti a prestare servizio anche in pronto soccorso per andare a coprire quei buchi che ci sono, una situazione che può essere una pezza, come diceva tra l'altro anche l'assessore Gianfredi in un suo intervento venerdì, assessore riminese alle politiche per la salute. Siamo in urgenza, va bene metterci anche delle pezze, delle toppe, però qua serve un intervento strutturale, in qualche modo bisogna tornare a far arrivare le persone alla medicina d'urgenza, a creare nuovi professionisti che possano poi permettere di vivere anche dei periodi di picco di necessità come quello estivo, perché è estate, perché c'è più gente in determinate località come le nostre della Riviera, ma anche in momenti come quelli del Covid, avere appunto persone che siano in grado di operare negli ambiti giusti, anche perché il problema di fondo è quello della preparazione per specifici ambiti, perché l'emergenza urgenza è una branchia particolare e non tutti i medici che magari lavorano solitamente in altre parti hanno le capacità di poter affrontare determinati casi che invece nell'emergenza urgenza si presentano. Ieri, tornando un attimo al tema Covid, mi è stata girata questa nota che risale a venerdì scorso da parte di un referente della Federazione dei Medici di Medicina Generale, che dice: 3 pazienti su 10 con sintomi rifiutano il tampone. La diffusione del virus è facilitata anche dalla mancata registrazione della positività e dal ricorso ai test fai da te. Ormai ogni giorno negli studi dei medici di famiglia si discute con pazienti che hanno sintomi riconducibili al Covid, che chiedono terapie ma si rifiutano di fare il tampone in farmacia, da noi o in strutture pubbliche, per non dover essere costretti all'isolamento in caso di positività. Direi che questo atteggiamento, spiega Scotti della FIMG, riguarda circa il 30% delle persone con sintomatologia sospetta. Che poi ricordiamo, insomma, alla fine, anche se si è positivi, questo non costringe altri, se ci si mette in isolamento, a rimanere comunque come capitava prima, invece, no, tutti in quarantena, quindi si blocca un po' tutto. Io direi che, anche perché, insomma, con la speranza che poi tutto passi, anche perché poi essere certificati vuol dire anche avere la possibilità di avere qualche giorno di malattia e quindi anche la possibilità, insomma, di non andare a lavoro con un motivo giustificato. Comunque questi sono i dati da Covid, e con questa nuova ondata sinceramente la preoccupazione è chiaramente per chi può stare male anche in questo periodo estivo, ma anche rispetto a tutte quelle scelte che arriveranno con settembre, magari con l'inizio della scuola. Sicuramente è un ambito, quello, che avrebbe bisogno di dare coraggio, anche perché i nostri ragazzi hanno bisogno di riprendere appieno la normalità anche della vita scolastica, e invece se ci sono queste situazioni, come torneremo a scuola a settembre? Sinceramente è un grande punto interrogativo. Mi auguro che chi deve prendere le decisioni sia anche coraggioso nei confronti dei ragazzi, dei più giovani, dei bambini che hanno bisogno di tornare ad una normalità vera, cioè anche di contatto con i propri compagni, con i propri docenti. Forse siamo proprio noi adulti che dovremmo mettere i ragazzi nelle condizioni di poterlo fare. Questo è
Vedremo quello che sarà anche deciso da qui a breve, perché so che ci sono delle discussioni in corso anche sul tema mascherina sui luoghi, certo, di lavoro, perché ci sono state delle dichiarazioni anche di Brusaferro ieri che ha detto siamo ancora in una fase pandemica e non endemica, e quindi le scelte devono essere conseguenti. Vedremo quello che sarà deciso. Io penso che per questa estate, vabbè, al di là delle situazioni lavorative dove probabilmente si richiederà, dove non è possibile mantenere il distanziamento, il proseguimento dell'uso della mascherina anche sui luoghi di lavoro, però credo che non ci saranno cambiamenti da qui ai prossimi mesi, anch'io, con l'estate in corso, salvo con un turismo, speriamo proprio di no, con un turismo anche da salvaguardare. Sarebbe grave il contrario. Il problema è appunto capire, come dicevi tu, come si arriverà a settembre, che nuovamente non pesi sui ragazzi delle scuole quello che poi accadrà in questi mesi estivi. Tra l'altro leggevamo, non so se beffa, sabato domenica c'era proprio un articolo anche sui quotidiani dove anche si diceva che il turismo sta un po' pagando questa situazione Covid, perché arrivano anche disdette all'ultimo minuto, perché chiaramente poi come... In realtà sembra non da noi, perché leggevo qualche giorno fa che il turismo sta andando a gonfie vele, gli alberghi anche in vista della settimana. Diciamo che se c'è una siamo famiglia nella settimana, che rinuncia, c'è qualcun altro che arriva. Siamo nella settimana che si chiuderà con la Notte Rosa. E così? Diciamo, da parte tutto il tema delle polemiche sulla Notte Rosa, che ho visto che comunque ancora tengono ci sono, anche sulle bandiere rosa che salgono e quelle blu che scendono. Ma perché due posto per due bandiere non c'è? No? Non lo so, la infatti mi sembra strana questa cosa. Vabbè, e questo magari approfondiremo, sì, cercheremo non di abbiamo capire. Ben capito, no, che cosa infatti sta succedendo. Mi sfuggono alcuni aspetti, però un altro tema che non deve passare in secondo piano è quello della crisi idrica, una crisi che è ancora ben presente e continuerà ad esserlo sul territorio anche romagnolo, nonostante a farci tirare un sospiro di sollievo sia Ridracoli, che mantiene dei livelli che però se non consoni, piove, sì, perché ho visto ieri, quando venerdì ho realizzato questo servizio, sono andato a controllare i livelli rispetto a quelli comunicati il giorno precedente, avevamo già 1,5 milioni di metri cubi in meno rispetto a quelli che erano stati comunicati, quindi vuol dire che in 2-3 giorni 1,5 milioni di metri, caspita, cubi è sceso, ma non ne arrivi, se non piove altri non credo che ne arrivino. Ma andiamo a sentire i dettagli per quanto riguarda la crisi idrica, perché alcuni comuni del nostro territorio hanno già deciso comunque di applicare l'ordinanza per il risparmio idrico. Giusto. L'Emilia-Romagna, come le altre regioni del nord Italia, continua a fare i conti con una seria emergenza idrica. Se preoccupa la situazione del Po, col cuneo salino risalito a 21 km e il canale Emiliano-Romagnolo in allerta rossa, a salvare al momento la provincia di Rimini e quella di Forlì Cesena è la situazione della diga di Ridracoli. Nell'invaso ci sono ad oggi 27,5 milioni di metri cubi d'acqua, un dato inferiore rispetto a quello dello scorso anno, ma ampiamente superiore agli ultimi anni critici, il 2017 e il 2007. La soglia minima di prelievo, prevista attorno ai 5 milioni, è dunque ancora molto lontana e lascia tranquilli anche rispetto alle richieste idropotabili della riviera durante l'estate. Nei giorni scorsi Atersir ha predisposto comunque un'ordinanza standard per limitare i consumi non necessari e due comuni della provincia hanno deciso per primi di adottarla. Si tratta di Sant'Arcangelo, dove scatterà lunedì, e Coriano, dove è già in vigore. In questi due territori, fino al 21 settembre, sarà vietato ogni prelievo di acqua potabile dalla rete idrica per uso extradomestico, come l'innaffiamento di orti, giardini e il lavaggio di automezzi, tra le 8 del mattino e le 21. I prelievi saranno consentiti solo per i normali usi domestici, zootecnici, industriali e per tutte le attività regolarmente autorizzate che richiedono l'uso di acqua potabile. Esclusi dall'ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana, mentre il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito solo in accordo col gestore della rete idrica. A vigilare sarà la polizia locale, le sanzioni vanno dai 25 ai 500 euro. Altri comuni potrebbero a breve adottare analoghi provvedimenti. L'amministrazione di Rimini invece si limita al momento ad un invito ad evitare sprechi, rimarcando anche le scelte strategiche fatte decenni fa, quando si investì per creare la diga di Ridracoli. Sì, diciamo che l'amministrazione riminese ha deciso invece di invitare ad un uso consapevole, ma senza nessun tipo di provvedimento. Vedremo se sarà la linea per tutta l'estate oppure no. Attualmente il volume dell'invaso di Ridracoli è a poco più di 27 milioni di metri cubi d'acqua, quindi si parla di un riempimento dell'81,7%, quindi ancora sono lontani. Abbiamo fatto un calcolo, diciamo i primi dati sono del 20, quindi in una settimana, esatto,
milione e più di litri, diciamo, d'acqua utilizzati. Il 20 di giugno c'erano 28 milioni 200 mila metri cubi, il 27 di giugno sono 27 milioni perché e 26 mila, quindi abbiamo circa 1.200.000 metri cubi in meno in 7 giorni. E avevamo letto che in un'estate forte come quella che immaginiamo si prospetti anche per la questione pesa turistica, pesa per 15-18 milioni di metri cubi. Ci sta, perché un milione, la soglia minima di prelievo è di 5 milioni, quindi teoricamente speriamo la riviera dovrebbe essere tutelata. Però ma il problema è che le piogge, anche se dovesse arrivare un mega temporale, non è che ci risolve nulla. No, serve una pioggia un pochino più, però si sa questo non solo quest'estate, le estati non è che danno chissà quali il giornate di pioggia. Il grosso problema che molti hanno evidenziato è la mancanza in Italia e quindi anche in Emilia Romagna di sistemi che permettano di riutilizzare le acque reflue, quindi molta anche acqua piovana si perde, c'è una capacità di recupero che credo in Emilia Romagna, lo dicevano nella conferenza stampa la scorsa settimana in regione quando è stato annunciato lo stato d'emergenza, è nell'ordine del 10-15%. Questo vuol dire che anche quando piove, qua si parla poi di acqua che può essere utilizzata ad esempio per l'irrigazione dei campi, certo, c'è scarsa capacità di poter andare anche a sfruttare queste precipitazioni, traslando nel tempo il loro utilizzo. Parliamo anche di come poi il caldo stia provocando tanti incendi. Anche questa mattina sui quotidiani troviamo la notizia di un terreno di circa 10 ettari che è andato completamente distrutto, diciamo che era stato appena fatto credo la raccolta del grano. Siamo nella zona di Gemmano, in particolare in via Cavicciano. Vigili del fuoco impegnati con 9 persone, 4 mezzi per circa 3 ore, quindi insomma è stato un incendio anche molto importante. Sulle pagine del Corriere leggo anche alcune dichiarazioni di Rizzero Santi, che ricordiamo è il sindaco di Gemmano, che dice che purtroppo molti incendi laddove non sono dolosi sono colposi, quindi sono dettati anche da comportamenti non corretti da parte delle persone, che siano mozziconi di sigarette che vengono gettati dal finestrino dell'auto. Non bisognerebbe buttarli proprio da nessuna parte i mozziconi di sigarette, perché comunque è immondizia. Non bisognerebbe fumare. Non bisognerebbe proprio fumare, però a chi fuma purtroppo per sento lui questa voce fuori di campo che ha questo così. Che ha questo difetto, questo vizio, e almeno differenziamolo correttamente anche l'immondizia che provochiamo fumando. E poi ancora lui dice che la possibilità arriva anche da piccoli falò che i contadini accendono per bruciare qualche sterpaglia di cui poi si perde il controllo, le marmitte dei motori che passando nei campi incendiano l'erba secca. D'altra parte, con questa arsura, con questa siccità che c'è, è evidente che tutti questi problemi sono assolutamente da verificare, da tenere in considerazione, anche perché il buon Giuliacci, che viene riportato sulle pagine del Corriere, stiamo parlando di Mario Giuliacci, insomma il meteorologo di Mediaset per eccellenza, che cosa dice? In arrivo punte di 40 gradi in Romagna, prevediamo grande caldo almeno fino al 10 luglio, che sono solo il 27 di giugno, come risisteremo? In realtà arriverà Natale. Poi legge un attimo dentro e dice che le temperature inizieranno a scendere intorno al 2 luglio, quindi alla fine di questa settimana. Soprattutto al centro e nord Italia, sotto i 35 gradi, che non è che sia proprio fresco. Poi tra l'8 e il 10 luglio, graduale attenuazione del caldo su tutta l'Italia, specie al centro nord, però di pioggia non ne parla, e quindi insomma anche questo crea qualche e più che qualche problema. Stefano dice: qua ai Dracoli non dovreste avere problemi. Poi diamo il buongiorno anche a Sabrina. Buongiorno, c'erano Sabrina. Rimasti in arretrato, poi abbiamo un messaggio che ci arriva da una ascoltatore, un'ascoltatrice che ci fa i complimenti, noi ringraziamo, e poi chiede se la mascherina è obbligatoria durante la messa. No, non lo è più, insomma, ovviamente, uno dei pochi posti dove ancora le persone la portano, devo dire la verità, ovviamente è sempre a discrezione delle persone utilizzare o meno la mascherina, e non fatevi influenzare in un caso o nell'altro da chi vi dà indicazioni, nel senso le indicazioni magari in quella di questo abbiamo già parlato, mi sono già accalorato nei giorni scorsi, esatto. Quindi evito di però guarda, di devo dire la verità, la messa forse è uno dei luoghi dove ancora la maggior parte delle persone indossano la mascherina, poi insomma magari non c'è neanche chissà quale affollamento, soprattutto in alcune messe, quelle in orari diurni, visto il caldo. Comunque si è liberi di indossarla quando lo si ritiene opportuno, a prescindere da quello che poi pensano e fanno gli altri.
altri. Il collegamento ciclabile, ci chiedeva Duilio, in realtà la scorsa settimana, mi perdoni, non avevo visto il messaggio arrivato via SMS, come dicevo dovrei avere 22 schermi davanti per riuscire a vedere i messaggi che arrivano. Li metteremo nella prossima stagione. Certo, prossima, sì, perché abbiamo degli investimenti consistenti su questo studio. Certo. No? Esatto, prima di tutto i conduttori nuovi. Il collegamento ciclabile, Grotta Rossa via Pomposa, siamo a Rimini, superando il fiume Ausa, si farà? A quando? E ancora non lo sappiamo. Noi siamo anche in attesa di capire quando sarà ripristinato il doppio senso di circolazione sulla circonvallazione occidentale qua a Rimini. Ho visto che questa mattina c'erano lavori in corso per la penso per la segnaletica, quindi per strisce e quant'altro, il semaforo per l'attraversamento pedonale nella zona della Ausl, che resterà Ausl ancora per un tempo limitato, visto che quello stabile dovrebbe poi diventare sede universitaria, è già stato attivato, anche se poi di fatto attualmente i mezzi arrivano solo da in direzione mare monte, però presto sarà ripristinato, credo nel giro di qualche giorno, la viabilità precedente con la ZTL dalla rotondina di via D'Azeglio in direzione Corso d'Augusto, e quindi tra le 20:30 e le 7:30 ci potranno passare solo i residenti. Non credo che gli abitanti di via Ducale ne saranno comunque felici, perché poi nel resto della giornata quella tornerà ad essere una via di scorrimento per chi va in direzione mare, ma al momento credo non ci siano situazioni di viabilità alternativa per quell'area, perché finché non si fa poi il famoso ponte alternativo al ponte di Tiberio, ma insomma adesso ci si concentra sul tema parcheggi a Rimini e quindi si lavorerà su quello. Di cosa parliamo adesso? Io vorrei continuare a parlare di ambiente, d'ambiente da tutelare. Andiamo con l'intervista venerdì sera a Cattolica. Venerdì sera non avevo fatto prendere l'intervista. Allora, quindi diciamo chiediamo. Che il tema, però, siccome parliamo di siccità, di cambiamenti climatici, può essere utile. Venerdì sera ospite del Summer Camp organizzato da Basta Plastica in Mare c'è stato Giuseppe Ungherese di Greenpeace. Quindi è il servizio di sabato questo? Il servizio è nato sabato, okay. Esatto, no, la serata diciamo, era venerdì. Sì, scusate, non so, magari non sono stata chiara. Comunque la giornata di sabato c'è un servizio Greenpeace e Giuseppe Ungherese è responsabile proprio dell'associazione proprio per i problemi ambientali. Pensa che con Greenpeace hanno fatto il PER dell'Italia in nave, proprio per capire qual era lo stato di salute delle acque. Giuseppe Ungherese ha scritto un libro che si chiama Non tutto il mare è perduto, però dice che il mare sta molto male. Il male sta molto male. Tra l'altro nell'intervista era quasi mezzanotte, quindi mi scuso, ho chiamato micropalatiche invece che microplastiche. Non vi preoccupate, io volevo lanciare un messaggio subliminale prima del servizio. Tra poco sarà il momento degli Umarell, quindi restate sintonizzati, ma anche la mia. Parliamo di plastica, parliamo di plastica in mare, ma anche di microplastiche. Sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato. I nostri mari sono malati, sono colpiti dai cambiamenti climatici e da questo inquinamento da plastica che cresce ogni minuto. Abbiamo varie soluzioni, bisogna metterle in atto, perché per salvare i nostri mari bisogna agire presto, con urgenza, e fare tutto il possibile per invertire la rotta e ricondurre il nostro sistema economico e produttivo, che poi è all'origine di queste grandi emergenze, verso i binari della sostenibilità. Ci dicono che la transizione ecologica porterà di qui a qualche anno ad un utilizzo molto inferiore di combustibili fossili, sia per il settore automobilistico ma anche per quello dell'energia. In realtà questo tema del combustibile fossile potrebbe arrivare in un'altra forma. Sì, le grandi major dei combustibili fossili vedono nella plastica proprio l'ancora di salvezza per continuare a perpetuare il loro business basato proprio sullo sfruttamento di gas e petrolio. È qualcosa che bisogna impedire, perché non possiamo cercare di risolvere un'emergenza amplificandone un'altra. Ci sono le microplastiche, talmente piccole ma talmente invasive che non si vedono ad occhio nudo, invece oggi sono un grande problema. Questa è la parte più subdola del problema. Questi minuscoli frammenti, inferiori ai 5 mm, invisibili ai nostri occhi, hanno invaso ogni angolo del pianeta, non solo i mari ma anche le vette delle montagne e persino il nostro corpo. Ce le ritroviamo nel nostro sangue, nei nostri polmoni e anche persino nell'aria che respiriamo. Oggi non abbiamo un quadro chiaro ed esaustivo riguardo gli effetti sanitari. Certo è che non è naturale che la plastica
plastica sia presente nel nostro corpo, per cui l'unica soluzione che abbiamo è quella di fare in modo che siamo sempre meno a contatto con la plastica, perché queste microparticelle possono derivare da qualsiasi oggetto di uso comune. La scienza in questi ultimi decenni ha fatto passi da giganti e ci ha indicato una rotta ben precisa da seguire. È chiaro, un'emergenza così grande di tali proporzioni non si risolve col tocco di una bacchetta magica, ma bisogna mettere in piedi quel mosaico di soluzioni che ci consentirà poi di disegnare un futuro differente, dove speriamo che l'inquinamento dei nostri mari sia solo un triste ricordo. POS obbligatorio dal 30 giugno, lo sapevi? Quando scatteranno le sanzioni per commercianti e professionisti che non piace, consentiranno ai propri clienti di pagare appunto con bancomat e carte di credito. Quindi dal 30 giugno 2022 c'è un decreto legge 36 del 30 aprile 22 del Consiglio dei Ministri, che prevede appunto l'entrata in vigore con 6 mesi di anticipo delle disposizioni che prevedono una sanzione per chi non faccia pagare con il POS. Si parla di una sanzione amministrativa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Ad esempio, in caso di rifiuto di un pagamento di 100 euro tramite il POS, il commerciante andrebbe incontro a una sanzione da 34 euro. Cosa devo fare? Cioè, nel senso, devo chiamare? Secondo me... Allora, per carità, ci sono tante persone che preferiscono pagare con contanti e va benissimo. Il fatto che ci siano ancora delle attività commerciali che non hanno il POS, che giustificano, magari ce l'hanno, ma chissà come mai la connessione non va mai, e quindi cioè in realtà poi spesso, non sempre, però spesso, a me almeno è capitato, ma immagino anche a tante persone che ci stanno ascoltando, che questa mancanza dell'utilizzo del POS, perché poi ce lo puoi anche avere, ma poi dici: ah, non funziona questa mattina, non va la linea, e che poi non ti arriva neanche lo scontrino. Cioè, nel senso, e molte volte sono legate queste cose. Invece, quando tu vai e paghi con la tracciabilità tipica del POS, è evidente che lo scontrino viene fatto. Perché? Perché tanto comunque viene tracciato. C'è anche chi dice che a me è capitato di andare in determinati posti, non dico quali, dove dicono comunque: noi sì, ma noi col POS da tot in su. Ma non, senso, no, cioè col POS si può pagare anche 3 però euro. Non so se è capitato anche ad altri, ma a me è successo di sentirmi dire. Come no? Di sentirmi dire così. Allora, riguardo a questo obbligo, numerose figure professionali, artigiani come falegnami, fabbri, idraulici, eccetera, eccetera. Ristoratori e baristi, ma lì diciamo che sostanzialmente sono abbastanza coperti, negozianti e ambulanti, notai, avvocati, ingegneri, geometri, commercialisti, medici, consulenti del lavoro, dentisti e professionisti in genere, anche se poi per quanto riguarda ad esempio le professioni mediche, ad esempio è necessario il pagamento tracciabile per poter detrarre. Certo, chi ha la possibilità di farlo, sì. E nel senso che se invece col pagamento in contanti questo non è possibile. Io credo che sia una buona cosa anche per cercare di frenare un po' l'illecito che ci sta dietro i pagamenti. Poi benissimo che chi è dall'altra parte, che sia l'artigiano, che sia il libero professionista, che ci dice: però quante tasse dobbiamo pagare, non si riesce ad arrivare. Benissimo, allora magari deve cambiare qualcos'altro, però questo effettivamente è non si può giustificare con il fatto che poi non ti faccio la fattura o insomma non paghi in contanti, magari paghi di meno. Cioè, io credo che sarà che io sono una grande amante dei pagamenti digitali, quindi insomma mi trovo anche in difficoltà alle volte dove capita che appunto non abbiano proprio ancora il POS. Sul tema ambientale c'è un messaggio di Stefano che dice: i ragazzi e le ragazze che ci aiuteranno davvero a risolvere il cambiamento climatico non stanno seduti in mezzo alla strada, ma in un'università a studiare chimica dei materiali, ingegneria energetica, fisica del clima o corsi analoghi. Certo, mica è facile, meglio stare seduti in tangenziale con un cartello. Allora, al Summer Camp, per tornare, perché tra l'altro è stata una settimana di eventi molto belli, c'erano proprio dei ragazzi che stanno studiando o che stanno facendo l'università su questi temi, che sono veramente desiderosi di portare il loro contributo, e sono loro anche che possono cambiare i comportamenti dei loro coetanei, ma anche degli adulti. Gli adulti insomma effettivamente hanno rovinato questo pianeta per l'incapacità di cogliere alcune cose. Ad esempio c'era tra gli ospiti, noi l'avevamo intervistato, Andrea, lo scorso anno, e ci aveva dato un'indicazione molto utile. C'era Enzo Favoino di Zero Waste che ci diceva come ci sono delle leggi in Italia che ti permettono oggi di andare al supermercato e arrivare lì con il
tuo Tupperware e dire: guardi, venerdì sera ci faceva proprio l'esempio tipico per la Romagna, lo squacquerone non lo voglio nella vostra casa di plastica, il contenitore Tupperware, di plastica, sì, esatto. Non diciamo per chi non usa, cioè, questo, vabbè, termine, okay, no? Sì, che tu adesso capito sei cittadina del mondo, no ma può essere di qualsiasi cosa. L'unico vero problema è il contenitore portato da casa. Alcuni lo stanno facendo, loro hanno fatto una sperimentazione, se non ricordo male, nella provincia di Varese, ma capita, e qualcuno l'ha raccontato, di essere andato proprio dalle nostre parti, sapendo di questa cosa, in un supermercato, chiedendo di utilizzare i propri contenitori puliti per metterci dentro i prodotti, gli hanno detto di no, per una questione di igiene, perché evidentemente tu devi essere, certo, tu esercente, quindi chi ti dà questo cibo, che effettivamente sia la filiera dell'igiene sia tutta rispettata. Però diceva Favorino che qualche cosa si può fare, quindi ci sono anche dei siti, magari andateli a cercare in rete, che danno i giusti consigli proprio per cercare di utilizzare il meno possibile la plastica monouso, perché il problema non è la plastica in generale. Se la plastica la usi per 10 anni, se hai una borraccia fatta di plastica la usi per 10 anni, a parte sì, vabbè, la dispersione delle microplastiche, però la usi per tanto tempo. Il problema è il contenitore delle ciliegie, che tu arrivi a casa, ti mangi quelle 10 ciliegie e lo butti via. C'è Giorgio che dice che se no uno può farsi mettere il formaggio direttamente in bocca volendo, o direttamente in una piadina, io direi. Se vai lì, con la piadina, lo fai mettere dentro, poi vai alla zona affettati, e poi te ne vai mangiando. Perché invece un amico, sì, che scrive sul tema del POS, dice: se pago il bollo auto all'ACI con Bancomat costa l'1 o il 2% in più, ci sono le commissioni troppo alte. Poi il tema delle commissioni è sicuramente un tema da, certo, approfondire. È ovvio, certo, che se si vuole incentivare il più possibile l'uso del POS, sia i commercianti, i professionisti e quant'altro, sia gli esercenti e i clienti devono essere messi nelle condizioni di poterlo fare a parità di condizione, esatto, altrimenti assolutamente diventa uno squilibrio che alla lunga può pesare, perché se poi ogni giorno devi pagare 1-2 euro in più per una commissione e paghi magari 5-6 cose, dopo diventa una spesa. È così, cosa ci scrivono? Mi dicevano che un grande problema sono gli studenti, i genitori gli ricaricano una carta prepagata, puntini, e tutti pagano solo con quella, anche un euro. E anch'io, e benché non sia studente, io faccio così, cioè. Però un euro dai. E mi è capitato. Capito, cioè, non avevo un euro mi è capitato. Cioè, se devi spendere una cosa di un euro, non la prendi. No, io sì. Cioè, io non so. Ma guarda che se tu vai in certi paesi nel nord Europa, non ti fanno proprio nessun tipo di problema. Vuoi un caffè e non hai. Vai in nord Europa a prenderlo. No, sarebbe poco ecosostenibile. Vabbè, comunque lì potremmo parlarne a lungo. Devono usare Satispay gli esercenti. Sono d'accordo, grande, ma anche le persone singole, cioè ad esempio se tu ti fai un account di Satispay, io non so, tu Polazzi mi devi dare ancora quei 50 euro per il regalo che abbiamo fatto a Matteo Nerto, ah non gliel'abbiamo ancora dato, quel bel regalo che gli abbiamo fatto a fine stagione, non hai 50 euro, io Satispay, tu me lo accrediti e lo facciamo così, facile, easy, come si suol dire. E Mattia scrive: Mattia, scusate sì, la polemica, ma sembra sempre colpa di come consumiamo e mai di come ci fanno consumare, il potere del consumatore ormai è piccolo rispetto a quello dei produttori. Hai ragione, ma te lo dicevano anche gli amici proprio ospiti di questa tavola rotonda, ed effettivamente mettevano le percentuali, perché io proprio ho fatto questa domanda, ma scusate insomma magari questo, però mi pare che sia una cosa che possa interessare anche i nostri ascoltatori. Nelle responsabilità, se dovessimo dare le percentuali di responsabilità tra i comportamenti dei singoli, no, che ogni giorno veniamo ricamati a uso più consapevole, evitare gli sprechi e tutto quanto, tra quindi l'uso dei singoli, la responsabilità dei singoli, la responsabilità delle grandi multinazionali, del mondo dell'industria e la responsabilità della politica. E, stando appunto a quello che ci ha detto l'amico di Greenpeace, industria, politica ed infine i comportamenti delle persone, perché appunto le persone poi si adeguano anche a quelle che sono quello che trovano, e quindi non trovi nulla che non sia in plastica. Cioè il famoso, la famosa possibilità l'anno scorso era stata lanciata, non mi ricordo bene da quale realtà ambientalista, la possibilità di vivere 3 giorni senza plastica. Cioè io ci ho provato
sabato, dopo la prima mezza giornata, rischiavo di morire di fame. Cioè, perché è vero che puoi andare nel piccolo negozio, farti dare la bustina di carta, puoi andare con la tua retina a comprare la frutta e la verdura, però non sempre si ha la possibilità di essere così bravi nei propri consumi ad andare nei piccoli negozi. Benissimo, ma ai supermercati, ad esempio, questa cosa fanno un po' più fatica. Poi ce ne sono alcuni che stiamo arrivando al momento. Tra un po' vi daremo il segnale. Intanto però parliamo di un'altra abitudine da cambiare, che è la distrazione quando si guida, perché la distrazione è la prima causa di incidenti sulle strade, e la Regione Emilia Romagna ha deciso di mettere in campo una serie di iniziative, quindi degli spot ma anche delle serate evento che toccheranno anche la Riviera, per cercare di sensibilizzare tutti gli automobilisti e tutti gli utenti della strada su quello che è un grosso problema per tutti. L'Emilia Romagna è terra di motori, le corse e la velocità fanno parte della nostra cultura. Tutti in fondo pensiamo di essere dei grandi piloti. Le prime tre cause di incidentalità sulle strade sono il mancato rispetto della precedenza o del semaforo, la velocità elevata, ma soprattutto la guida distratta. Proprio la distrazione è una piaga difficile da debellare perché è molto diffusa. L'Agenzia Governativa Statunitense dei Trasporti ha calcolato che i conducenti sono impegnati in compiti secondari per il 23,5% del tempo di guida, decisamente troppo, e con le vacanze estive alle porte, che per molti si traducono in ore e ore in auto per raggiungere le località di villeggiatura, i pericoli raddoppiano. E allora ben vengano le campagne di sensibilizzazione. La Regione Emilia-Romagna e l'Osservatorio per la Sicurezza Stradale lanciano Guido Consapevole e Guida e Basta. Per la prima, due spot con 2700 passaggi su radio e TV dal 24 giugno a fine dicembre. Per la seconda, tre serate di spettacolo, musica e riflessione che faranno tappa a Cattolica il 24 luglio, a Rimini il 7 agosto e a Imola il 1 settembre. Testimonial d'eccezione Sara Ron, che proprio quest'anno celebra i 50 anni di carriera. Con lui sul palco Irene Grandi, Dolce Nera, Sandy Martin, Paolo Belli e l'orchestra Casadei. Sono tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione, di comunicazione, con cui vogliamo appunto provare a sensibilizzare ulteriormente i cittadini, i turisti, giovani e meno giovani, all'utilizzo corretto dei mezzi di trasporto, ovviamente quelli individuali, dalle biciclette ai monopattini, agli scooter e alle automobili, soprattutto rispetto al tema della distrazione, che rappresenta oltre il 30% delle cause degli incidenti. E la distrazione al volante, soprattutto legata all'utilizzo del telefonino, è davvero una piaga da combattere con tutte le forze, e noi riteniamo, investendo anche risorse del bilancio regionale, che queste iniziative debbano essere non solo confermate ma anche intensificate. In Emilia-Romagna, come in tutto il paese, accadono ancora troppi incidenti stradali. Usiamo la testa, usiamola sempre. Proprio ieri un incidente. L'ultima è la voce di Mauro Sorbi, sì, dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale. Sappiamo bene quello che è successo ieri in A7, credo, questa automobile in contromano sull'autostrada, insomma. Al di là di tutto, l'attenzione sulla strada, soprattutto in questo periodo dove ci sono anche tanti mezzi, diciamo anche più fragili, nel senso, soprattutto se si prende sotto una persona che è a piedi o in bicicletta o in motorino o in monopattino, è evidente che il dramma può essere ancora più grosso. Quindi grande, grande attenzione, seguite i consigli, cercate di essere attenti, non utilizzate il telefono mentre andate, specie i messaggi, sì, perché c'è gente che la vede pensando che sia un istante. Mandi messaggini su WhatsApp. È così. Vabbè, magari cerchi anche poi di non fare gli errori grammaticali. Quindi, no, la virgola dov'è? Vabbè. A parte questo, 10 e 19 minuti, noi abbiamo un piccolo gingolino perché è arrivato il momento. E da quel momento in poi. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Ah, abbiamo ospite lui? No, è il segnale. Dov'è? Da adesso potete chiamarlo 0541 785 785, entrare in diretta con noi. Poi, dopo aver chiacchierato con noi, voi avrete diritto, il primo che chiama, a questo bellissimo Umarell, ma non solo questo, perché c'è una confezione piena, sì, di doni di per gadget. Voi, di gadget, in realtà non so quanto saranno, ma è il nostro Umarell, figlio dell'Umarell più grande, che resta in nostro possesso. E a chi chiamerà per primo lo 0541
341 785 785. Ribadiamolo questo numero, perché insomma speriamo che siate tanti, ma speriamo anche, oltre alla giornata di oggi, di poter accontentare tanti amici di Tempo Reale anche nei prossimi giorni. Quindi 0541 785 785. Chiaramente i telefoni stanno tutti squillando, ma in questo momento se non c'è nessuno che risponde è difficile. Noi intanto noi continuiamo a parlare, perché abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione in attesa degli amici che ci chiameranno, speriamo. Nel libro in vetta alle classifiche di vendita di Mezzo Mondo c'è spazio anche per Rimini. Stai leggendo e quindi hai scoperto questa cosa molto interessante. Esatto, una breve citazione, perché comunque è in una paginetta, però insomma dimostra la notorietà della nostra città, della Riviera Romagnola, Rimini e non Riccione c'è scritto, e anche insomma è assolutamente una pubblicità importante, perché io ad esempio quando leggo un libro e vedo una località che viene citata e che non conosco, vado a cercare le immagini, dove sarà, dov'è, dove non è. E siccome Rimini viene citata a pagina 342, non hai ancora detto il libro e di chi è l'autore. Lo dico, pagina 342 dell'ultimo romanzo di Joël Dicker, Il caso Alaska Sanders. Joël Dicker, mi direte chi è, per chi non lo sa, è un autore da 40 milioni di copie, giusto, l'autore della verità sul caso Henri Quebert, che ha venduto da solo decine di milioni di copie in tutto il mondo. E insomma, che in un autore di questo calibro venduto ovunque citi Rimini, lui è vero, è svizzero, quindi magari per i suoi poi libri dicono che sono aumentati i turisti svizzeri dalle nostre parti, per il suo libro è ambientato in negli Stati Uniti, in una piccola cittadina nel New Hampshire, con protagonisti tra l'altro molti personaggi già conosciuti nella verità sul caso Henri Quebert. E a un certo punto a pagina 342 ero lì che leggevo e una delle persone diciamo coinvolte nelle indagini, perché si tratta di un giallo, era stata negli anni 60 a Rimini. È vero, era stata in vacanza, quindi diciamo nel momento in cui c'era questa meravigliosa opportunità del boom economico e tutti che venivano in vacanza, anche uno dei protagonisti di questo libro vengono in vacanza dove? A Rimini, ci sta assolutamente. E noi abbiamo il vincitore del primo Umarell. Oh, allora aspetta, prendiamolo in mano, attenzione, io prendo l'originale. Però non è venuto in diretta con noi. Ah, non c'è? Non ce l'abbiamo in diretta. Non è in diretta, no, come non è in diretta? Dobbiamo assolutamente parlare con chi vince. Ma certo, noi gli spieghiamo che da oggi fino a venerdì, ogni giorno ci sarà in palio l'Umarell di Tempo Reale, insieme poi ad una scriverà in una confezione regalo con adesivi, con penne e quant'altro, tutto griffato Icaro e Tempo Reale. E ci sarà anche la poesia sull'Umarell, esatto, che ci è stata donata da un nostro ascoltatore. Che potrebbe magari essere lo stesso che ci... E lui? Non lo so, Giorgio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Giorgio, buongiorno, eccolo qua, il primo vincitore dell'Umarell di Tempo Reale. Giorgio, perché stavo continuando a chiamare tutti, tranquilli, domani torna un altro Umarell, tranquilli. Giorgio, sei stato il più veloce. Sei stato il più veloce, lo diciamo anche chi sta continuando a chiamare, sì. Domani ci si riprova. Allora Giorgio, intanto sì, tu sei un fedele ascoltatore. Possiamo dirlo, assolutamente. Allora Giorgio, ma sei appassionato di cantieri un po' come noi oppure, oppure no? Sì, abbastanza, però con nipoti da badare, robe varie. Ci sono degli altri cantieri più importanti da tenere sotto controllo. Ho dovuto limitare. Giorgio, ma una curiosità, sei tu il Giorgio che ci ha inviato la poesia? Sì, grandissimo. Sì. Oh. Tu sai, Giorgio, quindi la riceverai anche tu, perché noi in ogni confezione regalo con il nostro Umarell manderemo la tua poesia, che io assolutamente, perché è bellissima. Addirittura, certo. Mamma mia. Sarebbe bello che tu ce la leggessi, perché noi col romagnolo siamo un po' sempre in difficoltà, abbiamo sempre paura di leggere gli accenti e quindi sì. Ce l'hai sotto mano? Il romagnolo ha tante sfumature. Ma ce l'hai sotto mano, Giorgio? Giorgio, ti lasciamo il microfono tutto per te se ce la vuoi leggere. Noi saremo Bordeaux. Felici. Vai, eh? vai, Giorgio. Vai, Giorgio. E pensionè e guerre di lavoro. E partes convinto per questa da fè. Andevi di lavoro, le comandè lavoro è. Che faccia presto, che ritarda come ir, perché io operaio, io che sta in pensiero,
l'arriva e ritco in discussione, se mi stessi da sentire me avria la soluzione, le un po' trest, le guent tot canud, ormai ma chiesa una da badè, né fiul e né anvud, in lontananza e sinta su nemis de, che vaga chiesa che le bella ora da manie, stamattina ho guardè sa sta piazza, che fa presto prima che la minestra la saggiata. E questa è la poesia che Giorgio ha dedicato a Lumarel, ma che noi sentiamo veramente parte della nostra trasmissione. Giorgio, è bellissima veramente. Grazie anche per avercela recitata in diretta. Sì, sì, esatto. E poi è anche, cioè non è solo così divertente, c'è anche questa parte nostalgica, no? Di una vita magari vissuta anche a pieno nel lavoro, nelle cose da fare, adesso un po', e quindi noi speriamo sempre anche alle tante persone di essere di compagnia. Giorgio, l'ultima cosa prima di salutarci, ma se ci dovessi dare un consiglio per la stagione prossima, quella che noi auguriamo di riprendere a settembre, che cosa ci consiglieresti? Come potremmo migliorare Tempo Reale? Ma va bene, per me va bene così, siete bravissimi. Non era per avere i complimenti, Giorgio. Come no, hai detto lei. Va bene così, secondo Giorgio, me va bene così. Allora, tu lascia tutti i tuoi riferimenti adesso, appena Matteo, insomma, avete già fatto tutto, quindi perfetto. A posto, noi sappiamo già dove ti arriverà il tuo primo Marel. Giorgio è stato il primo a vincerlo, ma c'è tutta la settimana per portarsi a casa questo piccolo omaggio di Tempo Reale. Giorgio, grazie e buona estate. Grazie. È stato un piacere averti con noi. Grazie a voi. Poi, se nella prossima stagione vuoi scrivere delle altre poesie, tu ce le mandi, noi ti chiamiamo e ce le leggi in diretta. Potremmo fare una finestra. Facciamo una nuova rubrica. Esatto. Ciao Giorgio, grazie. Ciao, buona estate. Grazie. Ciao. E anche oggi abbiamo avuto il nostro primo vincitore del Lumarel di Tempo Reale. Sentivamo lui i telefoni continuare a squillare. Sì, siete tanti. Comunque, domani più o meno a questa stessa ora sarà nuovamente il momento di mettere in palio un nuovo Umarel nella sua elegantissima confezione regalo. Sì. Che è il nostro, come l'avevi chiamato? Come l'avevi chiamato? Il gruppo che lavora. Il gift team, a seconda c'è il troupe che si occupa dei regali e di come vengono confezionati, insomma c'è un lavoro dietro. Gli abbiamo fatto un contratto a tempo determinato perché iniziava la settimana scorsa, finisce alla fine. Sì, però è un lavoro intenso che richiede una certa creatività, una certa capacità, quindi ci sta qui, continuano a chiamare, ci dispiace tantissimo. Domani sempre a quest'ora, non più o meno intorno alle 10:15, il nuovo Umarel in palio. Lui va da Giorgio. Per oggi è andata così, ne abbiamo. Giorgio è il nostro primo vincitore. Che io sono molto contenta perché poi, appunto, nella scatolina troverete anche scritta in bella grafia la poesia di Giorgio dedicata all'Umarel. Stefano dice: mi ha ricordato Marco Magalotti. Beh, un complimento pensiero, non da poco. Veramente, veramente. Grazie, Stefano, anche per questo pensiero. Il grande Marco Magalotti. 10:28 minuti, noi salutiamo. Siamo tutti gli amici che ci hanno seguito, tutti gli Umarel che ci stanno seguendo dai cantieri. Ma sai che siamo la più radio più ascoltata nei cantieri. Ci sono gli operai, quindi che ci ascoltano. Quindi se ci sono dei ritardi nei cantieri è colpa nostra perché si distraggono ad ascoltare, se no il Parco del Mare era già finito senza di noi. Dici? Sì. Ma andiamo in filo diffusione nel Parco del Mare? Dove mancano le assi di legno dovremmo stenderci noi. Esatto. E allora, Rossini arriva per dire di far basta. Di fare basta. Cioè, allora, è appena arrivato, non sa di cosa abbiamo parlato. Ci facciamo un attimo seri per ricordare che è finita la stagione invece di Faccio cose e vedo gente, per cui ora cambia un po' la programmazione della mattinata, invece Tempo Reale vi tiene compagnia fino a venerdì. Grazie a tutti per essere stati con noi, per i vostri messaggi, per insomma la vicinanza e l'affetto che ci dimostrate quotidianamente. Noi torniamo domani mattina circa le 9, siamo qua. Tempo Reale, l'informazione in diretta della provincia di Rimini.